Dicono gli psicologi che il modo in cui facciamo un bagno, camminiamo o parliamo al telefono rivela moltissimo sulla nostra personalità. L'abitudine è d'altronde lo specchio della nostra natura. Cosa dicono su di te allora le tue abitudini? Scopriamolo! Prima di andare a scoprire cosa dicono davvero le tue abitudini, clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun aggiornamento del lato positivo. 1. Il modo in cui tieni una penna. Tenere una penna tra il tuo dito indice e il medio indica un carattere estroverso, che ama circondarsi di nuovi amici. Una persona indipendente che ama sentirsi libera sempre, cosa che a volte rende dura l'impresa di impegnarsi pienamente in una relazione. Chi invece tiene la penna tra il pollice e l'indice è una persona molto diretta e incredibilmente intelligente. A guidarti nella vita è la curiosità. In quel caso, però, preferisci più imparare cose nuove che usarle davvero nella vita. La penna tenuta con il pollice sovrapposto all'indice è invece un segno di sensibilità. Il problema principale qui è la tendenza a pensare troppo alle cose, fino al punto da perderle di vista. Non scordare mai che le tue supposizioni non sono necessariamente la verità e le cose vanno prese anche meno seriamente. 2. Il modo in cui ti fai un selfie. Uno studio del 2015, condotto da ricercatori cinesi dell'Istituto Tecnologico Nanyang a Singapore, ha analizzato 123 selfie scelti dai social media cinesi. Al termine dello studio sono state notate interessanti correlazioni tra lo stile di un selfie e il carattere di chi lo ha scattato. Di solito chi scatta il selfie dal basso verso l'alto è simpatico e amichevole. Chi tende a non rivelare troppo su cosa c'è nello sfondo del suo selfie è una persona coscienziosa e perspicace. Farsi selfie sempre allegri e positivi indica una personalità aperta e sempre pronta a nuove esperienze. Fare invece la tipica boccuccia all'infuori quando si scatta un selfie è tipico delle persone ossessionate da se stesse e un po' nevrotiche. 3. Il modo in cui ti fai il bagno. La prima distinzione da fare è anzi scoprire se preferisci una doccia veloce o un bagno lungo e rilassante. Se ti piacciono le docce, sei una persona energica, perspicace e affettuosa. Se poi durante i 5 minuti della doccia canti anche, sei molto creativa, fiduciosa e socievole. Se invece per te felicità è sinonimo di un lungo bagno riposante, sei una persona calma e riservata. Non è facile farti perdere la pazienza. Tuttavia, quei pochi che ci riescono faranno bene a darsela a gambe e non affrontare la tua ira. Se al bagno aggiungi anche candele per fare atmosfere o balsami e creme, sei una perfezionista estremamente attenta ai dettagli. 4. Il modo in cui cammini. Camminare trascinando i piedi è indice di mancanza di entusiasmo e energia. Se fai così anche camminando normalmente, significa che hai disperato bisogno di un cambio di vita e di staccare la spina per un po', solo che non puoi. Forse è ora di cambiare aria e stile di vita? Fare passi pesanti indica una persona che vuole avere potere e ha molta poca pazienza. Queste sono le persone disposte a tutto pur di ottenere ciò che vogliono, senza curarsi delle persone che sacrificheranno sul loro cammino. Chi cammina a grandi falcate è invece specialista del multitasking, sempre interessato a più cose allo stesso tempo e brillante nel modo in cui riesce a districarsi tra tutti gli impegni e far funzionare le cose. Al contrario, piccoli passi mostrano discrezione e cautela nell'approcciare novità e cambiamenti. Preferisci sapere sempre prima come cavartela, prima addirittura di fare un solo passo verso la novità. Se cammini con passi piccoli e delicati, sei più o meno nella media. Segui il flusso della vita così com'è. Ti godi le piccole cose quotidiane e accetti gli alti e bassi della vita, sperando fiduciosamente che dietro l'angolo ci sia la grande avventura. Di sicuro sei una persona ideale per chi vuole avere accanto qualcuno sempre positivo. 5. Il modo in cui usi il cellulare. Nel caso in cui qualcuno tenga il cellulare con una mano e digiti usando il pollice, vedremo qualcuno molto carismatico, ambizioso e talentuoso. L'unico problema è che quella persona tende a dire sempre ciò che pensa, senza curarsi se nel farlo ferisce le persone che ama. C'è poi chi usa il cellulare in una mano, ma digita usando l'altra mano, in realtà la maggioranza della gente. Gente sensibile, fantasiosa e affettuosa. Spesso però la loro gentilezza viene scambiata per debolezza ed è facile trovare chi cerca di manipolare queste persone con secondi fini.
Infine, c'è poi chi tiene il cellulare con entrambe le mani, digitando con entrambi i pollici. E queste sono persone fiduciose, intelligenti e flessibili. Gente che da sé e dagli altri si aspetta solo il massimo, quindi vulnerabile a grosse delusioni quando qualcosa non va come vuole. Meglio lasciar correre e accettare come positivi anche i difetti propri e degli altri. 6. Il modo in cui ridi. Elaine Kahn, psicologa e autrice di 1001 modi di svelare la tua personalità, afferma che il modo in cui si ride è fondamentale per capire il carattere di qualcuno. Secondo lei, chi più che ridere ridacchia è uno spirito libero che ama divertirsi, che vede il mondo solo nei suoi colori migliori ed è in grado di rinfrancare lo spirito di chiunque all'istante. Sbuffare mentre si ride è indice di personalità timida, qualcuno che non vuole attirare attenzione su di sé, una persona di indole nobile e modesta che segue le regole ma odia le ingiustizie. Una risata profonda e gioiosa, che sale quasi dalla pancia, indica una persona audace, che preferisce cogliere al volo le opportunità anziché aspettare un miracolo seduto in un angolino. Qualcuno che sa quanto vale ed è pronto a darsi da fare per i suoi sogni. Una risata rumorosa e contagiosa è indice del vero e proprio re della festa. Persone genuine, che non hanno paura di essere se stesse, con pregi e difetti. Ottimi amici e partner ideali per una vita insieme. Ridere sotto i baffi è indice di un carattere sobrio e senza grilli per la testa. Qualcuno che non si prende troppo sul serio e non disdegna un po' di divertimento. Al tempo stesso, però, se la situazione lo richiede, è pronto ad essere serio e responsabile. 7. Il modo in cui tieni una tazza. Lo stravagante vezzo di alzare il mignolo mentre si gusta un caffè in tazzina identifica i leader naturali. Gente che sa esattamente cosa vuole e come ottenerlo. Al tempo stesso è gente dal cuore buono, capace di trovare punti in comune praticamente con chiunque. Resta però un grosso difetto, malgrado tutto. Queste persone possono rivelarsi arroganti e fin troppo fiduciose dei propri mezzi. Se reggi una tazzina con entrambe le mani, sei qualcuno che sa come lavorare in squadra e che ha sempre commenti divertenti da scambiare. Persone molto adattabili, che lavorano sodo, ma non certo dei leader naturali. Se un giorno vorrai essere tu il capo, dovrai presto imparare a prendere decisioni importanti per conto tuo. Chi regge la tazzina dal manico, chiudendo la mano nel pugno, è una persona estremamente calma e razionale, un'impassibilità che consente di uscire vittoriosi da ogni possibile situazione. È tuttavia la stessa qualità a rendere queste persone piuttosto distanti emotivamente dagli altri. Se preferisci reggere la tazzina dal fondo, sei di carattere riflessivo e prudente. Pensi bene, con logica e raziocinio alle cose, e non ti fai trasportare dai sentimenti. Anche quando fai tutto giusto, non è raro però vederti sfuggire occasioni irripetibili da sotto il naso, a causa della tua paura di fare errori di valutazione. Chi regge invece la tazza dal manico, aiutandosi con il pugno e reggendo anche l'altro lato con l'altra mano, è una persona accattivante, attraente e vulnerabile. Una persona ipersensibile, impegnata a proteggere il bambino che ancora gli o le abita dentro ad ogni costo. Bisogna rendersi conto che la vita non è tutta rose e fiori e perciò spesso bisogna saper prendere decisioni difficili nel proprio interesse. Infine, se sei una di quelle persone che reggono la tazza dal bordo superiore, ami sia il comfort che le avventure. Sei una persona rilassata ma piena di energia e di entusiasmo per la vita. L'unico problema davanti a te è la tua incapacità di farti un'idea delle cose e in questo modo spesso puoi finire nei guai. 8. Il modo in cui appendi la carta igienica. La dottoressa Gilda Carl, terapeuta di coppia e esperta di motivazione, ha creato un test in cui a 2000 persone, uomini e donne di varie età e etnie, è stato chiesto se di solito appendono la carta igienica da sopra o da sotto. I risultati mostrarono che coloro che preferiscono la carta appesa dall'alto in basso sono persone dominanti. Secondo Gilda Carl, queste persone confessarono addirittura una compulsione ad appendere il rotolo di carta come piace a loro anche a casa di amici e parenti. D'altro canto, chi ama appendere la carta igienica dall'altro lato è una persona sottomessa e che non ha problemi a non uscire sempre vincitore. Chi l'avrebbe detto? La nostra carta igienica conosce chi siamo. Ti sei riconosciuto in qualcuna di queste descrizioni?
Diccelo nei commenti qui sotto e soprattutto dici come ti piace appendere la carta igienica. Non dimenticare di mettere un like e condividere il video con gli amici. Clicca su iscriviti, unisciti a Il Lato Positivo.